Precari, siamo oggi qua davanti alla Banca d'Italia come luogo simbolo di quella crisi che vogliamo rifiutare, di quella crisi che non accettiamo, perché è una crisi che non abbiamo costruito noi, ma che proprio gli organi, gli enti, come la Banca d'Italia, come la BCE, come i governi nazionali hanno voluto costruire e vogliono far pagare a noi, a tutti quei giovani studenti, a tutti quei precari che quotidianamente devono pagare il prezzo della crisi. Un prezzo che non vogliono pagare, che vogliono rifiutare, che il 15 andranno a Roma a riportare indietro ai governi e a tutti i meccanismi sovranazionali. Ma vogliamo farlo anche a partire dai nostri territori, uniti per l'alternativa, partendo dalle università, partendo dai luoghi di lavoro, partendo da tutti quei contesti, partendo da tutte quelle realtà che quotidianamente viviamo e da cui quotidianamente vogliamo partire per costruire la nostra alternativa. Un'alternativa che oggi non è solo possibile, ma è assolutamente necessaria. Un'alternativa che passa per il respingimento degli statuti e dei meccanismi con cui gli statuti all'interno dell'università vengono posti. Un'alternativa che passa per la riappropriazione dei luoghi della nostra città, dei luoghi della nostra università. Un'alternativa che parla di reddito, che parla di nuovo welfare, perché ci raccontano che l'unica soluzione alla crisi è la soluzione di lacrime e sangue, è la soluzione dell'austerity, ma sappiamo che in realtà non è così, perché mentre milioni e milioni di persone si impoveriscono, mentre milioni e milioni di persone versano e devono vivere una vita di precarietà, qualcun altro si arricchisce sempre di più, qualcun altro sulle spalle di quei milioni di persone accumula sempre maggior valore, accumula sempre maggiore ricchezza. E allora questo andremo a rifiutare il 15 a Roma e questo vogliamo rifiutare a partire da qua anche nella nostra città, anche a Padova, tutti insieme, perché come abbiamo detto in questo momento nessuno è autosufficiente, tutti abbiamo bisogno di metterci insieme e capire che il lavoratore della FIOM, lo studente dell'università, lo studente delle scuole superiori, l'appartenente a associazioni, comitati, fanno parte di un unico meccanismo appunto che deve mettersi in relazione e rifiutare di pagare il prezzo di questa crisi.